Il mare che si stende a perdita d'occhio, i paesi arroccati dell'entroterra, le spiagge assolate, i chilometri percorsi sulla 8, i profumi inebrianti di Fragonard, un lago tra i pini marittimi, i glam della Costa Azzurra tra yacht e canali, i tramonti, le rocce rosse a picco sul mare, sono alcune delle cose che vedrete durante questo viaggio tra Liguria e Francia. Un percorso nei luoghi del mio passato, spiagge, strade, paesi che mi hanno vista bambina. Ma partiamo dall'inizio, dalla strada tutta curve che passa attraverso la Valle delle Meraviglie, in un tripudio di paesini e verde, per arrivare fino al mare, Ventimiglia, paese di confine, dove ho trascorso ogni estate fino ai 18 anni. Siamo arrivati. Vista. Dopo aver ammirato il mare, io e Daniele abbiamo deciso di partire con un viaggio sul Viale dei Ricordi, ripercorrendo una camminata che passa attraverso Ventimiglia Alta fino alla Città Nuova. Questa strada la facevo da bambina, non la faccio credo da 20 anni. La città vecchia è tutta addobbata per l'agosto medievale, con bancarelle, covoni di paglia, e noi continuiamo la nostra camminata lungo la via principale. Passiamo davanti alla vecchia chiesa e scendiamo lungo i carrugi, arrivando fino al ponte che passa sopra il fiume Roia. E poi l'appuntamento fisso, quello col milkshake nella gelateria Haiti, il mio preferito da sempre. La grande tradizione di Ventimiglia, ogni volta che si viene, milkshake da Haiti. E dopo aver ammirato il nostro primo tramonto mozzafiato della vacanza, finisce la nostra prima giornata. È tempo di dormire. Buonanotte, ci vediamo domani. La seconda giornata si apre con un bello sbadiglio. Buongiorno. Due passi fin sul terrazzo. Il tempo è un po' bigio. E un buon caffè. Oggi si va al mercato di Ventimiglia. È mattina, per noi prestissimo. Che ore sono? Saranno le 9? Il mercato di Ventimiglia è un tripudio di colori, odori, fragranze e noi ci aggiriamo tra le bancarelle acquistando quel che ci serve per la nostra vacanza, perché il frigo ovviamente è vuoto. È ancora presto e quindi dopo la spesa possiamo scendere in spiaggia per il nostro primo bagno. Siamo pronti per la spiaggia. Sarà un'esperienza affascinante perché per accedere alla spiaggia si prende un ascensore che è stato costruito negli anni 70, il che vuol dire che è molto particolare, lo vedrete. Poi è finalmente mare.
La spiaggia stranamente non è ancora super affollata come lo sarà più avanti e quindi possiamo godercela fino in fondo. Poi, dopo tanti bagni e sole, è il momento di tornare a casa e mettere a frutto la nostra spesa della mattinata. Qui si cucina. Girando verso il brutto. Concludiamo la nostra seconda giornata con una spettacolare cena al ristorante, che come potete vedere abbiamo gustato fino in fondo. Poi due passi ad ammirare la luna piena e anche questa giornata è finita. Domani è domenica, una nuova giornata, nuove cose da fare. E poi lunedì si parte per il nostro viaggio nel viaggio. Scoprirete di più avanti. E anche per oggi la giornata è finita. Possiamo dire buonanotte insieme, un'occasione più unica che rara. Sei pronto? Va bene. Al mio tre. Uno, due, tre. Buonanotte e a domani. Ciao! Woo! Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial unghie. Oggi vi mostrerò come realizzare questa nail art a blocchi di colore con borchie applicate sull'unghia dell'anulare.